battaglia per il terzo mandato, ma in realtà la Meloni vuole mettere le mani sul Veneto, vuole mandare a casa Zaia, e quindi la discussione che si sta svolgendo oggi a Roma è una discussione non sul terzo mandato, ma sui rapporti di forza tra Meloni e Salvini. E io non escludo che dopo le europee possano anche litigare, magari arrivando, se non ci sarà il terzo mandato, a due candidature diverse. Noi, mentre loro litigano sulle poltrone, parliamo di industria 4.0, che ormai è 5.0, parliamo di Jobs Act, parliamo di come rendere competitive le imprese, e poi serve dare una scossa all'Europa, perché in Veneto lo sapete bene, se accade che l'Europa si indebolisce, i primi a pagarne le conseguenze sono proprio i lavoratori e gli imprenditori del Veneto, che con l'Europa fanno molto export e creano grande ricchezza e posti di lavoro.